Dietro di te c'è un video, non so perché, però boh, non lo so. Marco, penso. Marco, puoi fare play? Oh mio Dio, ecco, questo evitiamo perché sennò si notano le differenze poi, che ero una sola lì, poi ci siamo moltiplicati. Non c'è l'audio. No, ma fa niente. Questo Questa è 10 anni fa. Esatto, esattamente 10 anni sì, fa. questo è 10 anni Però fa mi sa che c'è anche e c'è Francesco. Francesco e c'è anche papà e c'è anche papà. Che mi accompagnava. E quando arrivi? Ma è una settimana. Situazione. Ah no, È eccoli, che ma che meraviglia! Scusa, Marco, scusa, puoi mandare quel pezzettino? Vieni, Francesco. Però mi devi rifare la stessa camminata. non sono capace. Aspetta, vai un po' indietro, Marco, per favore. Francesco Spina! Francesco, dai, ci siamo ingranditi, diciamo così. Tu sei cresciuto, oppure io sono cresciuta nel frattempo. Allora, quindi lo possiamo anche lasciare. Ecco, c'è anche il direttore con i capelli lunghi 6 metri. Anch'io avevo i capelli lunghi all'epoca. Non è vero, maestro Di Muro, mi dispiace. Sei E nato quindi tra un po' tardi. c'è anche Giuseppe Spina. Sembra proprio uno di quei filmini anni 80, dei saggi, no? Che si facevano una volta, invece anche la tecnologia va avanti. Allora, possiamo anche lasciarlo se vuoi, Marco, perché insomma tra un po' si vedrà anche Giuseppe, che ancora non cantava, non era allievo di canto della Coltrane all'epoca, ma solo sostenitore di Francesco. E invece questa sera ci fa ascoltare un brano splendido che ricordiamo grazie anche a Mia Martini e non solo al suo autore, che è Ivano Fossati, La costruzione di un amore. La fortuna di un amore.